Ben ritrovati sulla pagina Tourism Peschiera. Siamo sul porto Fornaci, è un piccolo porticciolo di Peschiera. Diciamo che dalla parte verso nord a scendere c'è il porto Fornaci, il porto Bergamini, il porto Cappuccini, il porto centrale, ecco, come porti pubblici di Peschiera. Questo è un piccolo porto costruito bene o male a metà del Novecento, come vedete in questa foto. Conserva le caratteristiche proprio di allora, cioè un piccolo porticciolo senza grandi strutture portuali, anzi effettivamente ha soltanto qualche ormeggio, ed è questo che secondo me oggi è un valore. Poteva essere deficit magari anni fa, ma adesso è proprio un valore. Perché? Perché rappresenta tranquillità, rappresenta la calma tipica di questo periodo d'inverno del lago di Garda. Infatti, se vedete proprio dietro di me, l'acqua del lago è piatta come una tavola ed è trasparente come il vetro. Si possono contare da dove sono io, proprio qua sul porto, le conchiglie e i sassolini sul fondo. Sembra che l'acqua non esista, talmente trasparente. Questo è il lago di Garda e lo si apprezza in inverno soprattutto. Io lo apprezzo moltissimo per esempio in inverno perché consegna un clima un po' intimo, romantico, ed è una sensazione da provare. E la sensazione che dà il lago di Garda in inverno è del tutto particolare. E la si può ritrovare per esempio su alcuni dipinti, per esempio del signor Gino Martori, che vi presenterò tra poco, che è un albergatore storico di Peschiera del Garda, proprio un albergo qui sul porto. È anche un pescatore ed è anche un pittore. E ovviamente la motivazione che lo spinge spesso a dipingere è proprio questo. Quello che in questo momento sto provando e che vorrei trasmettervi attraverso un video. Ma la cosa secondo me migliore da fare è venire, provare, passare un weekend sul lago di Garda in inverno, provare come punto di partenza Peschiera, visitando magari anche altri luoghi, ma provare questa sensazione, perché noi di Tourism Peschiera cerchiamo di trasmettervela, ma sicuramente provarla è tutta un'altra cosa. E di conseguenza adesso io vi accompagnerò all'interno dello studio, nel laboratorio del signor Gino Martori, e così vi daremo anche la prospettiva del lago di Garda attraverso un pittore, un artista, e di conseguenza seguitemi. Buongiorno, sono Gino Martori, sono un pittore e sono nato in questo antico borgo, Fornaci, perché trae il nome dalle fornaci, che già si sa, insomma. In inverno questo borgo prende un'atmosfera particolare, di cui noi pochi abitanti ne abbiamo bisogno dopo aver trascorso parecchio tempo in compagnia di turisti. Io l'inverno da tanto tempo, da 40 anni, per la maggior parte lo trascorro qui a meditare e anche a dipingere. E mi innamoro sempre, sono tuttora innamorato di Fornaci, di questo mio posto, e mi è quasi facile tradurlo sulla tela, ciò che i miei pensieri si vanno a creare giorno per giorno. Questi spazi, le montagne dietro, qualche volta la nebbia, qualche volta l'aria, il vento, fanno parte di noi. E il mio compito, mi sembra di avere quasi un compito, ecco, di dover tramutarlo su tela o qualsiasi altro supporto, questa natura così bella. Fortunatamente abbiamo l'onore e il piacere di viverla e di proteggerla. Io mi sento davvero un pittore, me lo sento man mano che passano gli anni, sempre di più. Me ne accorgo perché mi è difficile staccarmi da questa stanza, da questo piccolo luogo antico, perché fa parte delle antiche mura, delle fornaci, dell'antico borgo. È una casa del Settecento dove vivevano i pescatori, i miei antenati. Qui nello specifico si vedono alcune tele che più delle altre mi rappresentano. E sono, come dicevo prima, i miei posti qui intorno. Sono il mio porto, le mie visioni che dicevo prima. Ecco, qui in particolare in questo mio quadro alla mia sinistra lo trovo particolarmente bello, intimo, perché sembra non fatto per essere visto, ma quasi più per essere sentito, perché non ha niente di che colga qualcosa di particolare. È tutto soffuso e pieno d'atmosfera. Si intravede tutto, ma senza quasi che fosse un mio segreto, ecco, diciamo.
E quando arrivo a questa intimità nella pittura significa che la pittura va bene e resiste nel tempo, come questo che penso lo rimarrà. Mentre vi parlo, mentre vi presento qui le mie opere, un po' un modo di dire già detto, un po' sfruttato, ma me le sento tutte come i miei figli, come delle mie creazioni. C'è qualcuna che l'amo di più, qualcuna che l'amo di meno, ma non me ne posso staccare. Tutti i giorni le riguardo. Qui alla mia sinistra, nello specifico, ce n'è un'altra semplice, un'altra opera, per me sono semplici, dove si vedono due persone che chiacchierano sul molo. Ecco, questo mi fa pensare anche a me, a tutti noi qui del porto, che ci incontriamo quando non c'è nessuno a fare due chiacchiere liberi di parlare, di dire, di ecco, senza nessuno che ti senta. Perché per noi l'inverno, visto che è iniziato tutto sul lago d'inverno, ecco, qui anche se ci sono i colori, ma mi sembra di vedere le persone nel loro intimo invernale. Io ormai ho 71 anni, ormai insomma mi sento un po' maturo quest'anno, posso dire di poter dire la mia in fase di, per quanto riguarda la pittura, perché ci credo sempre di più e man mano che vedo le mie cose mi convincono e penso che questo modo mio di dipingere sempre più intimo e personale mi accompagnerà per sempre negli anni miei a venire, sempre qui a Fornaci, che amo sempre.